Bella ragazzi, qui sono Salti4Hero, ci siamo tornati su Paisaka TV, questo nuovo video e ragazzi, ieri, con mia grande sorpresa devo dire, è uscito il trailer di Black Ops 4 della modalità zombie delle prime due mappe, che comunque si chiama trailer della Chaos Story, o Caos della Storia tradotto in italiano. Vi leggo proprio la descrizione. Scarlett sta indagando sulla misteriosa scomparsa del suo eccentrico padre, con l'aiuto di tre fedeli reietti, che non so se è tipo una definizione, insomma, dovrà affrontare ondate di non morti e scoprirà una preziosa reliquia dotata di uno straordinario potere capace di minacciare tutta l'umanità addirittura, cioè proprio livelli, vabbè. Stavo dicendo, questo trailer è uscito con mia grande sorpresa perché qualche giorno fa Treyarch su Twitter aveva scritto che al Comic Con di San Diego, comunque aveva fatto capire che al Comic Con di San Diego, che si svolgerà il 19 luglio, quindi praticamente tra qualche giorno, cioè domani per voi, se lo pubblico il 18 è domani, e poi vabbè, considerando il fuso orario e tutto, forse sarà dopodomani, però insomma, aveva scritto che al Comic Con di San Diego ci saranno maggiori dettagli, e quindi il fatto di aver fatto uscire questo trailer prima della data, diciamo così, del 19, fa capire che forse, ecco, questa è un'ipotesi ovviamente, non è, forse ci sarà anche un gameplay. Comunque pezzi di gameplay comunque ci sono stati anche in questo trailer, ecco, devo dire proprio frame, ecco, devo dire pochi secondi, pochi millisecondi, quindi insomma un po' di gameplay si è visto, ovviamente senza HUD sto parlando, solo diciamo grafica tipo cinema, ecco. E però si è visto, appunto, sono viste anche diverse armi. Infatti veramente questo trailer non sarà una vera e propria analisi, perché non riesco ad analizzare veramente così tante cose nel dettaglio, ecco, in così poco tempo, perché voglio fare uscire il video appunto domani, quindi oggi per voi, quindi non penso di fare un'analisi dettagliata, però comunque ci sono veramente tantissime cose in questo trailer, quindi se volete mettere al rallentatore e vedere proprio ogni singola cosa, vedrete che ci sono veramente tantissime cose, anche tra l'altro un'arma al muro si è vista, con noi questo strano cerchio alchemico, non lo so, c'è tipo simboli strani, insomma comunque non so se avete visto, ma sia a Noah che a Mr. Dalek JD sono state regalate due statuine di divinità che sono presenti nella mappa, infatti si vedono anche dal trailer, tra l'altro se non ho visto già una di queste, si era già vista anche nel trailer, quello, il primo, diciamo, il primo trailer della modalità zombie in generale, ecco. E qua invece si vedono altre due diverse, una è quella che appunto è stata regalata a Mr. Dalek JD e l'altra invece è completamente nuova. Anche queste statue comunque secondo me giocheranno un ruolo, non dico fondamentale, ma comunque di molta importanza, probabilmente anche per avere o dei poteri, tipo, non lo so, bastone elementale, così queste divinità vi possono dare appunto questi poteri che hanno loro stessi e regalarvi tipo delle armi speciali, delle wunder speciali, tipo ogni divinità vi dà una wunder, tipo una sorta di bastone, nel senso che, infatti tra l'altro un bastone seppure visto nel trailer, quindi molto probabile questa cosa, e ogni tipo divinità ha un'arma particolare, magari che ne so, Zeus c'ha un'arma tipo delle onde, elettricità, ora non so bene la mitologia, quindi magari dirò anche delle cazzate, però comunque ogni divinità magari vi può dare un certo potere, ecco. E comunque già da questo trailer se ne è vista un'altra, quindi molto probabilmente ne vedremo altre, aspettatevene altre, ecco, vi dico solo questo. Poi è ritornata un'arma che a me sinceramente era piaciuta, ovvero il Brecci di Black Ops 3, o comunque un'arma molto simile al Brecci di Black Ops 3. All'inizio si vede questo strano fumo bagliore, ecco, che contagia tipo tutto l'equipaggio del Titanic, che lo fa, lo trasforma in zombie. Si vede anche proprio il capitano, credo sia il capitano della nave, c'ha anche un po' di barbetta bianca, quindi credo sia proprio il capitano del Titanic che viene contagiato e trasformato in zombie. E poi ci sono ovviamente i nostri quattro personaggi che devono uscire gli zombie. E sì, diciamo che la location del Titanic, come avevo già detto anche nel video precedente, mi era piaciuta veramente tantissimo, anche perché l'ambientazione, la data di ambientazione comunque è inizio secolo, anche Origins aveva quel periodo storico come ambientazione, e dal trailer si vede anche addirittura una parte sommersa dove si può nuotare, tipo un po' stile Zetsubou no Shima, non so se vi ricordate la parte tipo sott'acqua dove c'è, vabbè, lì c'era da innaffiare le piante, la pianta, insomma, tutto un po' particolare, magari c'è a chi piace a chi no, però qui è un po' diverso, insomma, il Titanic che affonda, no? Entra l'acqua e voi potete nuotare nella parte sommersa. E insomma poi andrà visto, insomma, come sarà, quanto sarà grande eccetera, però insomma anche carina questa idea di poter nuotare sott'acqua. Ovviamente sarà un po' più difficile con gli zombie nuotare, cioè
mi daranno un po' di problemi sicuramente. Poi per qualche frame si è vista anche la mystery box, che è comunque ovviamente confermata senza dubbio. Un po' particolare sembra quella di Shadow of Evil, non lo so, però mi ha dato quell'idea. Poi comunque si è visto veramente pochissimo, quindi non posso dire più di tanto. Poi vediamo il nostro personaggio, questa ragazza che si chiama Scarlett o Scarlett, non so se quale dei due è la pronuncia giusta, che impugna un'arma corpo a corpo, una spada con la mano destra, e con la mano sinistra invece un fucile a pompa antico. Cioè questa combo di spada, che poi è una spada particolare perché tipo si, non so, tipo magica, non, cioè, tipo si distacca, tipo può, forse agire a distanza, non lo so. Comunque di armi corpo a corpo ne hanno messe veramente molto particolari, tante, diverse. Infatti si è visto anche per tutto il trailer, dopo ce ne saranno delle altre molto particolari. In quest'altra scena invece si vede qua il bastone di cui parlavo all'inizio, che può dare appunto, come vedete, fuoco agli zombie con questo fascio laser che tipo li brucia. Cosa andrà visto comunque come funzionerà, quindi doppio utilizzo penso, sia uno di poter piantarlo diciamo tra virgolette per terra e creare diciamo quest'area protetta, credo. L'altro invece di utilizzarla diciamo con i colpi normali, cioè che poi non sono colpi, sono tipo laser che infuoca gli zombie. Poi invece si vede questa strana molotov, la chiamo molotov anche se non lo è, perché è tipo una molotov, non lo so, magica, tipo che sprigiona un potere nascosto. Forse potrebbe essere un oggetto che droppa una delle divinità, non lo sappiamo questo. E poi tutto un tratto, quando piantano per terra il bastone, si teletrasportano nell'altra mappa, così. Ora, non so se ci sarà proprio questo collegamento in game che mi fa dubitare un attimino, perché come che si fa a passare dalla mappa di Titani? Penso sia solamente a scopo di trailer, ecco, diciamo così, che siano due mappe distinte e separate, anche se potrebbe essere, però una cosa mai vista prima, cioè nel senso che, no dai, cioè, mi sa che è proprio a livello di trailer per tipo farlo fare un effetto strano, ecco. E quindi si passa a quest'altra mappa che si chiama Nine ed è ambientata nell'antichità, ecco, non dico il luogo perché ancora non è stato confermato, però a me sembra l'antica Roma, anche se di conferme non ce ne sono state, dai luoghi sembra di sì, comunque un periodo storico antico, ecco. E infatti magari qualcuno si può domandare, ma che cosa ci fanno quindi le armi corpo a corpo e le armi da fuoco in questo periodo storico? Per dire, su Origins, che è una mappa antica, c'erano tutte le armi di Black Ops 2 futuristiche, perché ovviamente diciamo il set delle armi i nostri personaggi se lo portano dietro nel periodo in cui vanno, quindi ci sono, diciamo, c'è questo viaggio nel tempo, come dice proprio anche il trailer, che c'è questo viaggio nel tempo, nel senso che il loro ritorno sono sempre loro quattro della mappa del Titanic, tornano nell'antichità a combattere in questa arena di Nine, che appunto si è visto, diciamo, questa arena è poco più, ecco, e si vede che c'è una cosa molto particolare, anzi due cose molto particolari. La tigre, sì ragazzi, c'è la tigre, non so se sarà tipo considerata come nemico oppure come, non lo so. Mi pare pure brutto uccidere la tigre, cioè nel senso, i cani infernali ok, ma la tigre, dai, poveretta. Cioè, vabbè che ti vuole aggredire e mangiare, e sei tipo dentro un'arena contro zombie che ti vogliono uccidere, ti vuole uccidere pure la tigre, quindi diciamo che ok. E poi un'altra cosa, c'è, non so come chiamarlo, sembra tipo un gladiatore Brutus gigante, tipo, non so, cioè, sembra tipo un gladiatore però molto massiccio, non è un umano gladiatore, ma è tipo uno molto, tipo Hulk travestito da gladiatore, non lo so, tipo una roba del genere, no, forse Hulk è un po' più grande, però insomma, siamo lì, che sarà ovviamente tipo un mini boss o un boss addirittura, non penso più un mini boss, ecco, da uccidere ovviamente nell'arena, come se gli zombie non bastassero ovviamente. E qui infatti si vedono le 2/3 statue, ecco, c'è anche la statua di Zeus, anche se non so se questa sarà al pari delle altre tre, diciamo, che una è quella di Duna, Odino, e l'altra è ancora ignota, non si sa qual è il personaggio, diciamo, la divinità della terza statua, che si vede qua a malapena, diciamo, nel trailer. In questo punto si vede quest'arma corpo a corpo molto particolare, tipo una sorta di lama ninja, che ora non mi viene, c'è un voto di memoria, non mi viene il nome preciso tecnico, insomma, di quest'arma,
che comunque ci assomiglia, ecco, non è proprio l'arma ninja, ecco, è antica, con anche un teschio, diciamo, molto particolare, molto personalizzata, che emette tipo questo strano fascio luminoso che forse li blocca per qualche secondo, non so l'effetto preciso. Comunque molto molto bella questa arma corpo a corpo. Qui invece possiamo vedere quello che sembrerebbe essere il pack a punch, e qui non siamo nell'arena, quindi c'è quest'altra zona della mappa che non so se è sotto l'arena oppure accanto, o comunque tipo una delle porte dell'arena porta a questo luogo, non so. E comunque poi qui si vede anche il gladiatore, quello veramente massiccio, che lancia quest'ascia. Sì, se vi colpisce quell'ascia non so cosa succede, però meglio non saperlo. E finisce così il trailer. Dopo aver visto questo trailer direi che l'ipotesi dei perk machine tramite le statue delle divinità è completamente annullata, credo. Perché diciamo queste statue sono veramente molto grandi, a differenza di quanto si era visto dal trailer precedente, comunque era un frame, diciamo, quindi non si capiva tanto bene. Quindi sono molto grandi, alcune sono posizionate, due o più, non so ancora, non si sa ancora, sono posizionate anche in punti elevati, quindi prendere i perk in punti così ostici è un po' difficile, diciamo. Invece è più plausibile l'ipotesi che possano droppare qualche potere speciale, sì, questo è molto plausibile invece. Come perk comunque ancora non si è visto nulla, cioè non hanno fatto vedere praticamente nulla, o se l'hanno fatto vedere io non me ne sono accorto. Comunque se avete visto qualcosa in più che mi è fuggito, sicuramente qualcosa non ho visto o comunque non ho detto in questo video, scrivetemelo qui sotto nei commenti, così poi andrò a vedere anch'io, magari approfondiremo un video successivo. Se ne vale la pena. Comunque vi ricordo che il 19, ora non so preciso il fuso orario, penso verso le 7, credo, ore italiane, credo, ci sarà appunto il Comic Con a San Diego, inizierà il Comic Con a San Diego, e lì verranno svelate più informazioni, come ci ha detto Treyarch. Quindi anche questo trailer credo sia un assaggio, non so se mostreranno il gameplay, perché ancora mancano praticamente 3 mesi ancora al lancio, quindi di Black Ops 4, quindi diciamo ancora di tempo ce n'è, ecco. Quindi forse ancora un po' presto per un gameplay di zombie. Del multiplayer CG ok, perché è una cosa diversa, però su zombie diciamo, anche perché penso che quest'anno ci stiano puntando veramente tanto, e questo mi fa piacere, anche perché almeno a me piace ovviamente, se no non ci giocherei. Quindi meglio non spoilerare troppe cose, sì magari un assaggio va bene, però quello e basta, poi il resto lo voglio giocare al day one quando uscirà il gioco ovviamente. E state tranquilli che non mancheranno le live, anzi ricominceremo più carichi di prima. Bene, detto questo concludo qua questo video che durerà più del previsto, già lo so perché dovrò fare 1000 tagli, e restate sintonizzati perché a breve ragazzi uscirà un qualcosa di un po' strano che non ho mai portato finora, quindi restate sintonizzati, il prossimo video sarà un qualcosa un po' particolare, ecco, vi dico solo questo. Quindi ci vediamo al prossimo video, bella!